Cancun. Francesca Fabbri Fellini, nipote di Federico Fellini, figlia di Maddalena Fellini, sorella preferita da Federico Fellini. Piacerebbe sapere questo, stai facendo un cortometraggio dedicato allo zio Federico che si chiama La Fellinette. Sì, Vincenzo, è una favola tra sogno e realtà. È una favola nella quale io voglio fare il mio regalo di compleanno allo zio Federico per tutti i bambini del mondo, perché lo conoscono e partano da un disegno che lo zio Federico mi ha fatto dopo una lunga passeggiata che abbiamo fatto a Rimini, sulla spiaggia di Rimini. Lui mi ha disegnato con una treccina, con i miei capelli rossi che sono questi dopo 55 anni, il nasino all'insù e un piedino in movimento. Era una bambina in movimento molto tenera e molto dolce, con una tazza di cioccolata a casa dopo questa nostra passeggiata, ed è uno dei ricordi più cari. Io ho deciso in questo cortometraggio animato anche con gli attori di fare una favola senza parole, Vincenzo, proprio partendo da quello che Federico ci ha lasciato, le ultime battute che fa dire a Roberto nel suo protagonista Ivo Salvini nella Voce della Luna: se tutti facessimo un po' più di silenzio riusciremmo a capire qualcosa. Partendo da questo, in questo centenario che sarà più voce con tanti colori, io ho deciso di raccontare il mio zio Chicco in questo modo molto dolce e molto tenero, affinché una storia vera faccia il viaggio del mondo.